C'è la tragedia di Alberto Motta, il giovane operaio della RTC morto in banchina il 10 febbraio scorso, e quella di altri lavoratori portuali che hanno perso la vita negli ultimi tempi dietro il protocollo triennale sottoscritto dall'INAIL, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e da Assotrasporti, l'associazione che raccoglie le autorità portuali italiane. Il protocollo rappresenta un passo in avanti in funzione della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro connessi alle operazioni e ai servizi portuali. Secondo una recente analisi, i lavoratori che si infortunano sono principalmente facchini e addetti alla movimentazione merci e al magazzino, seguiti dai conduttori di mezzi pesanti e camion e dai meccanici, riparatori e manutentori macchine su navi. La maggioranza degli incidenti avviene sulle banchine e nei piazzali, mentre sulle navi le zone più a rischio sono quelle interessate dalle operazioni di carico e scarico merci. Le modalità di infortunio più frequenti sono gli investimenti, essendo la presenza del lavoratore a piedi ancora necessaria anche in cicli produttivi ad automazione crescente, le cadute dall'alto di gravi e le cadute dall'alto o in profondità dell'infortunato. Il protocollo siglato tra INAIL, Ministero competente e Assoporti si colloca nell'ambito delle attività di rafforzamento dell'azione di prevenzione che l'Istituto per gli infortuni sul lavoro promuove per contribuire alla riduzione degli episodi. Grazie ad un progetto di ricerca promosso proprio dall'INAIL, insieme ad alcuni istituti di ricerca e in collaborazione con le regioni e le autorità portuali, sono state inoltre approfondite le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro in diversi scali marittimi, tra i quali proprio quello di Civitavecchia, ed elaborati 9 piani mirati di prevenzione. Intanto, a 2 mesi dal tragico incidente avvenuto alla banchina 25, proseguono le indagini della magistratura tese ad individuare responsabilità di carattere penale. A quanto sembra, il lavoro degli inquirenti e dei periti sarebbe in via di ultimazione e non è escluso che nel corso dei prossimi giorni possano arrivare le prime risultanze dell'inchiesta.